Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Songs of Conquest, gioco che mi aveva consigliato Carlo C. E sono felice di accontentarlo. Un gioco che costa 29,99€ su Steam e si rifà ovviamente, chiaramente, a Heroes of Might and Magic con una grafica in, appunto, in pixel grafica. Lo cominciamo dall'inizio. La cosa molto interessante è che è possibile creare mappe, le proprie campagne e quindi è possibile anche scaricare le mappe della community, quindi vi potete giocare le partite, ma vi farò vedere quel poco che io ho capito del gioco. C'è anche il multigiocatore dove potete unirvi ad altri giocatori sia con Steam che con Epic e iniziamola. Lo iniziamo, le campagne sono al momento il gioco in Early Access, quindi rimarrà almeno un anno, quindi verranno aggiunte altre campagne. Ce ne sono due, la prima canzone e la seconda canzone, quindi Le Gesta di Stoutart e Dalle Ceneri. Lodevole il fatto che nonostante l'Early Access sia già in italiano, tradotto anche piuttosto bene. Ci sono varie quest e praticamente è tutto guidato, cioè non avete una libertà, non è un sandbox, è un gioco dove si amministrano le truppe, dove si combatte, dove ci si muove sulla mappa, un po' come appunto un King's Bounty o un Heroes of Might and Magic. La grafica è quella in pixel grafica e interpretiamo Cecilia Stoutart, la nuova baronessa del barone di Stoutart. Praticamente, in sintesi, non voglio star qui, c'è tanto testo da leggere e quindi non voglio farvi perdere tempo, ma in sintesi voglio spiegarvi in che cosa consiste il gioco. Noi camminiamo lungo la mappa e abbiamo un tot di movimenti a turno e possiamo interagire con gli oggetti che sbrilluccicano, quindi in questo caso interagiamo e otteniamo per un turno un'abilità di fare due passi in più perché abbiamo un tot passi a turno. Possiamo interagire con varie cose e quando c'è qualcosa di importante, come in questo caso un soldato morto, c'è il dialogo e qua possiamo scegliere se equipaggiare il nostro banditore, si chiama, oppure prendere dell'oro. Io prendo il pugnale. Qua sopra vedete che abbiamo tre slot con 5 arcieri e 5 soldati semplici. Qua invece abbiamo il nostro banditore, non combatte attivamente ma può dare buff alle nostre truppe, può equipaggiarsi quindi dando buff sempre alle truppe, ha degli incantesimi appunto che proteggono o danno appunto buff ai nostri amici. E qua, vabbè, si trovano artefatti e tutto. Qua abbiamo anche gli incantesimi che poi salendo di livello andremo a sbloccare. Questi tondi che vedete qua sulla sinistra, sotto il ritratto del personaggio, sono i tipi di mana. Ne guadagniamo un tot ogni turno e che combattiamo. E vanno a rifornire determinati incantesimi, quindi questi incantesimi usano questo tipo di mana, questo che è l'essenza dell'ordine, poi c'è quella del caos e così via, quella distruzione, la creazione, l'arcana e qui sono altre cose ancora. Quindi quando avremo più incantesimi dovremo gestirci il mana nel migliore dei modi. Passiamo il turno, bisogna sempre dare un'occhiata, la grafica ovviamente è appunto come vi ho detto pixelosa. Andiamo avanti e interagiamo, cioè perché la mappa è questa, la vedete qui, dobbiamo andare in questa parte qua in basso a sinistra, vedete che mi muovo sulla minimappa in basso e per andarci, vabbè, interagiamo con varie cose che possono darci bonus, possono darci soldi, possono farci scegliere se ottenere oggetti, vabbè, siamo tutti vincolati comunque alla storia. In questo caso troviamo dei soldati che escono dal bosco, c'è tutta la storia. Adesso io non voglio spoilerarvela perché voglio farvi vedere il gioco, però i servizi di Corvus attendono un suo ordine, tenente, avete appena, ok, ci dicono in sintesi che la nostra miniera sotto il nostro regno è stata conquistata da dei ribelli, quindi in questo caso si uniscono a noi delle truppe, io li trascino e gli dico di venire tutte da noi e così che abbiamo tutti qui e abbiamo aumentato le nostre truppe. C'è questo, dobbiamo riconquistare la miniera, quindi pian piano andiamo esplorando qui, riposandoci, possiamo scegliere tra dell'oro e dei ranger. Io prendo dei ranger che sono molto importanti, vado anche alla cascata
Non ho più punti in movimento, quindi aspetto, passo il turno e poi ottengo una fonte di potere. Abbiamo più movimento. Alcuni ci danno magari dei bonus o dei malus completamente a caso, cioè è a nostro rischio interagire, per una o più battaglie, quindi man mano poi andremo a finire le battaglie, finiranno anche i buff o i debuff. Abbiamo un mucchio d'oro che però è protetto, quindi dobbiamo andare qui e combattere. Il gioco non aggiunge nulla di nuovo, graficamente carino se amate la pixel grafica. Se valga 29 euro, questa è una questione da dibattere, perché se pensavate di trovarvi di fronte magari un gioco come Age of Wonders, che comunque è un 4X, cioè un sandbox dove potete costruire e ottenere le truppe, non lo potete fare, nel senso che ci sono varie missioni, interpretiamo vari banditori, quindi vari protagonisti, con la loro tabella di progressione di incantesimi e cose e abilità, e quindi si lega alla storia, cioè noi andiamo avanti per il piacere dell'esplorazione, il piacere di amministrare le truppe, il piacere di amministrare anche i punti abilità, i punti mana e così via. Ma il gioco è questo. La battaglia inizia così. In sintesi abbiamo dei nemici, non sappiamo quanti, che vengono posizionati. Noi decidiamo dove mettere i nostri. La cosa bella è che più in alto stanno gli arcieri, più fanno danno. In questo caso li mettiamo abbastanza vicini e possiamo fare la battaglia rapida o manuale. E vediamo come ce la caviamo. Il gioco ogni tanto fa un autosave, quindi se ci va male... Ok, questo è il pannello di battaglia che ci accompagnerà per tutto il tempo. In questo caso non abbiamo ancora incantesimi, io inizio a muovere, adesso prenderò una fucilata. Ok, calcolate che i balestrieri hanno un turno poi per ricaricare, quindi in questo caso vedete che ne abbiamo due fermi. Io potrei decidere di far danno. Questi sono tutti fermi per un turno, quindi io attacco loro, gli faccio due di danno, e mando lui lì e gli facciamo un po' di danno. Ok, non sta andando proprio benissimo, però abbiamo nuovamente gli arcieri che potrebbero porre fine a questo e a questo. Ok, la cosa che ho sbagliato io, vedete qua gli incantesimi, posso dare protezione a lui e anche movimento magari per farlo andare più velocemente, e consumo il mana, e il mana poi mi si rigenera. L'arciere può far danno e in questo caso abbiamo finito. La grafica mi ricorda anche un pochino Octopath Traveler, per quello che c'entra, per quanto siano giochi completamente diversi. Allora, abbiamo liberato la miniera perdendo tre truppe, neanche tantissime, non ne avevamo tante già a prescindere. Comunque qua prendiamo dell'oro 700 e qua prendiamo la miniera. Nel momento in cui riconquistiamo la miniera, andando qua ci sono dei menu, informazioni sulle proprietà possedute, abbiamo una miniera d'oro che ci garantisce 500 di oro a turno. Qua non abbiamo informazioni, qua abbiamo la ricerca, potremmo andare con la grande armeria a effettuare delle ricerche, così come all'accademia ad effettuare altre ricerche, quindi potenziare le nostre truppe. Qua abbiamo finito, iniziamo a tornare indietro, iniziamo passando il turno, andiamo avanti. Sì, cliccando velocemente mi fa fare il viaggio rapido, insomma, senza star lì ad aspettare. E proseguiamo andando a esplorare le varie cose. Qua abbiamo un qualcosa, qui fa partire una parte, diciamo, di background dove ci spiega ulteriormente. Poi ci sono gli eventi, in questo caso possiamo scegliere, io scelgo i miliziani, vado alla tenda, prendo altri miliziani, mi sto equipaggiando, ma per un motivo, so già che ci sarà uno scontro. Trascino i soldati. No, li prendo, scusate, li prendo tutti. Vado qui, poi c'è un forziere lì dietro. Gambesone d'arciere, l'ha già preso, l'ha già indossato. Quindi il nostro eroe li equipaggia in automatico. Passiamo il turno e vediamo se c'è qualcosina qui. C'è un santuario. In questo caso, voglio leggervelo, centinaia di anni fa l'impero aureliano si era esteso nel mondo intero. Le statue dell'imperatrice sono ancora visibili in tutta Arleon e molte persone parlano tuttora con riverenza dei giorni d'oro di Aurelia. Cioè, vedete, c'è background ed è tradotto anche molto bene e siamo in early access, quindi da questo punto di vista assolutamente nulla da dire. Poi c'è sicuramente tra chi gioca un appassionato magari di Heroes of Might and Magic, e 30 euro li spende senza problemi per un gioco che comunque è in divenire, anche per la possibilità dell'online, la possibilità della creazione di mappe e campagne personalizzate. Già che se uno non è anche solo un minimo appassionato, 30 euro li spende in altro, onestamente.
Un capolavoro? No, non è un capolavoro, è ben fatto, senza dubbio. L'ho già giocata questa missione, quindi ve ne parlo abbastanza tranquillamente. Cioè, è uno di quei giochi dove non è che devi giocare 40 minuti, un'ora, 10 ore e poi per poter dire, cavoli, ho un quadro tutto attorno del gioco perché si sbloccano feature. Questo bene o male è così. Si possono sbloccare poi gli edifici andando avanti, ma non è che poi edificate, costruite le meccaniche di... No, ci sono meccaniche legate sia alla battaglia, in modo di amministrarsi bene in battaglia. In questo caso io ho il buon mister che mi ha dato una mano, mi ha un pochino insegnato due tattiche di battaglia, quindi adesso inizio ad affrontare questa battaglia qui, poi ce ne sarà una ancora più pericolosa. Però vedete che in questo caso abbiamo tre arcieri e siamo tutti lontani, quindi in questo caso io posso dare la velocità a lui per raggiungere questo punto qui. Poi si va in base all'iniziativa che viene generata da diversi fattori. Io mando anche l'arciere che può attaccare lì, perfetto. Questo invece lo mando qui, che è sempre in posizione sopraelevata. E gli arcieri attaccano in due aree. C'è un'area più gialla, diciamo, che è quella oltre, che fa meno danno. Quindi sarà nostra cura poi andare a portarci nel luogo ideale. In questo caso metto lo scudo, lo metto a loro, perché sono importantissimi e quanto pare nella prima parte di missione non ce ne sono tantissimi di fanti. Non si può attaccare. Loro hanno la sfiga di ricaricare l'arma, quindi sono un po' svantaggiati. Vedete che loro possono attaccare in due aree, qui e qui. Qui fa meno danno. Io posso spostarmi però qui e dovrei poter attaccare... No, con loro però attacco loro. Ok, li abbiamo fatti fuori. Questo va a sanare di legnate il primo. E questo lo finisce. Perfetto, ne manca uno. Non abbiamo modo adesso, magari spostandoci qui riusciamo, sì, penso di sì, a fargli un po' di danno. Non gli abbiamo fatto tanto. Adesso vi spiego anche, vedete, loro sono 9 punti, no? Attaccandoli con la spada possiamo fargli da 5 a 9 punti. Se facciamo il massimo del danno, li uccidiamo e spariscono. Però abbiamo un 20% in meno di danni perché loro sono in alto, quindi... O distruggiamo, sprechiamo un attacco per distruggere la botte, oppure non ne usciamo. Qua non si può fare niente. Questo può farlo, fa un punto sicuro e loro hanno un punto, quindi adesso moriranno e ci faranno vincere la battaglia. Adesso arriva il riassunto di com'è andata e di quante unità abbiamo perso. Spero non sia stato un numero troppo alto. Ne abbiamo persi tanti. Tanti arcieri abbiamo perso. Ora... cosa importante, il nostro eroe, la nostra eroina sale di livello e possiamo scegliere diverse cose. Il comando, che è molto utile, ci sblocca il quarto slot dove mettere una quarta unità da schierare in battaglia. Più danno corpo a corpo in battaglia, oppure proteggi di livello 2, quindi il proteggi ci dà più 20% di resistenza del corpo a corpo rispetto al più 10 precedente. Prendo questo. Intanto andiamo avanti, vediamo, abbiamo preso altre 700 oro e qua abbiamo uno sconto, cavaliere senza standardo. Io direi che mi perdo, non posso, quindi tecnicamente non abbiamo tantissime truppe, potremmo fare un save veloce e provare ad affrontarlo in battaglia. C'è la storia che comunque è interessante e vi fa andare avanti, però adesso mettiamo questo qui e questo qui, perché qua, come è stato spiegato da mister, che arriva un'unità grossa e quindi dobbiamo aspettarla facendogli il più danno possibile. Ho cannato la posizione dei fanti, mannaggia, l'ho messi dietro. Intanto potrei muovere anche gli arcieri, ad esempio qui in alto. Vedete che poi ci sono le due aree di... Io aspetto, in questo caso aspetto, sì, non uso incantesimi. Loro si muovono. L'arciere no. Posso mettere protezione a questi. E li metto anche loro qua, così hanno più danno. Adesso lui arriva. Dovrebbe essere a portata di tiro, quindi questo va ad attaccare. Lui è in posizione privilegiata perché è sopraelevato di poco. Però anche noi lo siamo di più. E quindi gli facciamo danno, tanto danno. Adesso, infatti, è finito.
Vedete che queste frecce che vanno su blu sono i punti mana che possiamo spendere per gli incantesimi. Adesso iniziamo a mandare avanti questo contro gli altri fanti. E questo sta caricando perché è un balestriere, quindi magari gli faccio fare un passo qui, così rientriamo al prossimo turno nella zona di attacco più agevole magari. E questo può fare danno, vedete, faccio un passo avanti e rientro qui, quindi posso fare più danno. Via. E questi salgono. In alcuni casi abbiamo anche il contrattacco, quindi... Questi non sono messi, allora devo proteggerli assolutamente. Non possono attaccare? Sì, ho fatto uno di danno. Poi le truppe le potremo potenziare andando avanti. Lui sta ricaricando, ma intanto lo faccio avvicinare. Questo turno non potrà attaccare, lui sta giocando a scappare. L'arciere invece attacca ogni turno, quindi senza problemi, senza dover ricaricare la balestra. Intanto avanziamo, ho fatto una cavolata, devo proteggere lui che è il più scoperto al momento. E magari gli do anche questo per il prossimo turno, almeno gli facciamo un po' di danno. Questo non può attaccare, ma lo mando qui, con la balestra. Non può fare nulla ancora. Lui continua a scappare, proprio in fondo alla mappa e sta facendo la nostra stessa identica tattica. Non abbiamo fatto niente. Lui adesso può camminare più velocemente ed è anche protetto. Passo il turno. Non possiamo fare nulla, ok, abbiamo aperto il terreno. È successa una cosa abbastanza grave perché ci hanno fatto fuori gli arcieri, quindi non è bello quello che è successo, cioè non è un... Poi avremo modo sicuramente di ripristinare le unità, però è una cosa che non doveva succedere. Infatti dovete essere molto tattici, io la partita precedente l'ho risolta senza perdere neanche un'unità e restando fermo nell'angolo. In questo caso è andata in vacca, è andata completamente diversa. Comunque adesso, tecnicamente, passando il turno, andiamo qui e al villaggio avremo modo di fare... Vabbè, qua c'è la storia, ci presenta il villaggio, ve lo salto, poi se volete mandate a rilento il video, però, giusto per capire la qualità della storia, però la storia è importante, sì, che è basato tutto sulla storia, però, ecco. Mi dico già, se non mi interessa seguire la storia, non ha senso giocarlo. Allora, qua compriamo un po' di truppe. Non abbiamo soldi abbastanza, ma magari riusciamo a farne adesso. Fattoria, abbiamo preso una seconda proprietà, quindi abbiamo più 75 euro a turno. Qua abbiamo il fabbro, mi dona generosamente il suo lavoro nel metodo arciere, quindi l'abbiamo già equipaggiato anche lui. Abbiamo qui qualcosa, abbiamo un deposito di pietra, più 2 pietre ogni round, abbiamo della pietra da prendere. Non abbiamo più punti di movimento, quindi aspettiamo. Andiamo avanti. Qua abbiamo deposito di pietra, più 2 pietre ogni round, prendiamo la pietra anche qui, dovremmo aver preso praticamente tutto. Poi il fabbro in teoria dopo un po' dovrebbe darci altro ancora. Ok, abbiamo 2 turni di più 5 punti movimento, qua intanto si sono sbloccate tutte le barricate quindi possiamo andare giù. Non abbiamo tanti soldi la verità, cliccando qua vedete che abbiamo una fattoria, 2 depositi di pietra, una miniera d'oro. Abbiamo a turno più 575 d'oro, più 4 di pietra e basta al momento. Poi c'è il metallo celeste, l'ambra antica, la seta luce, il legno, insomma altre risorse che verranno usate anche per altre cose. Intanto qua si prosegue e si va giù. Si passa al turno. Abbiamo più 5 movimenti ogni volta. Dobbiamo fare sempre attenzione agli edifici che sbrilluccicano. Non si può andare su qua, bisogna fare il giro da dietro. Comunque... tanto si va e vedete che ogni tanto parte questo perché ci sono degli eventi che succedono e possiamo reclutarli. Vedete, se io avessi potenziato l'altra cosa di comando avevo la quarta unità e quindi quattro unità per combattere. Poi non sono solo uomini, appunto ci sono anche cose magiche perché si parla di magia. Qua non posso prenderli, non ho spazio. Qua in teoria sì, 6 ranger li prendo. Abbiamo finito il turno, andiamo avanti. Qua potrebbe darmi bonus o malus. Qua vedete che mi dà meno 25 difesa per una battaglia, più 1 danno, più 1 movimento. Va bene. Andiamo a combattere queste come ultima cosa. Gli spiriti, gli spiritelli, sono tantissimi.
Ovviamente, cioè, la figata è che magari potete, c'è la cosa epica, vi dice adesso andremo a liberare la miniera, andate, c'è tutta la storia, fate la battaglia, ve la organizzate bene, vi comprate le truppe, cioè il senso del gioco è questo. Poi non è nulla assolutamente di nuovo, ma nella maniera più assoluta. Allora, non abbiamo un grande vantaggio tattico, anzi sono più in vantaggio loro perché sono più in alto in questo momento, ma volano, quindi non so fino a che punto valga. Comunque io posso andare qui, non posso picchiarli, però posso con gli arcieri iniziare a sparare a qualcuno facendo un passo avanti, sparo loro, ok, e con gli altri sparo a questi, ok, sì, non sono niente di che. Tuttavia dovrei dare un po' di protezione agli arcieri, vabbè, anche solo di controbattuta. Allora, proteggi quello. Vado a difenderli, ok. I balestrieri si stanno ricaricando la balestra, gli arcieri finiscono la battaglia. No, però, ok, di controbattuta perché c'è la zona minacciata. Se i nemici si muovono all'interno di una zona minacciata dalle vostre truppe, fate l'attacco di opportunità e viceversa, quindi se lo fate anche all'interno dei nemici, insomma. Non sono un grande stratega in questo momento, abbiamo preso esperienza, ma abbiamo perso ben 9 arcieri, quindi... E abbiamo fatto il livello 3, quindi abbiamo o il comando in questo caso o la protezione per aumentare ancora di più, oppure aumentare gli attacchi con l'arco. O il comando non sarebbe male perché potremmo prendere, appunto vedete che abbiamo la zona qui, per prendere le truppe. Questo io non so cosa sia, devo passare il turno. Qua abbiamo per una battaglia dei buoni bonus, abbiamo dei soldi, abbiamo degli stivali, logori. Abbiamo l'albero delle offerte di quelle creaturine che abbiamo spazzato via. C'è tutta la storia. Ok, ed è partita un'altra missione. Dobbiamo indagare. Ma la cosa che mi piacerebbe fare adesso è magari... E qua sotto c'è dell'altro, una fonte di potere, ma va bene. Anche qua c'è qualcosa, vedete, per la strada va giù, c'è dell'oro qui, vado a prenderlo, passiamo il turno. Non so dirvi solo che cosa succeda se io aspetto troppi turni, perché non essendo uno strategico dove ci sono nemici che crescono, è difficile poi da capire. Intanto io mi faccio un grande viaggio indietro, perché avendo un sacco di soldi posso andare in taverna e prendermi altre truppe, sempre che siano ancora disponibili. Ok, infatti 7500, riempio le truppe, vedete che possiamo anche potenziarle, ma non abbiamo l'edificio probabilmente. Ok, adesso abbiamo parecchie truppe, abbiamo 4 truppe, abbiamo un sacco di fanteria. Ne abbiamo 100 più, no scusate, abbiamo 100 balestrieri, abbiamo 2 ranger e 9 fanteria, che non sono tantissimi dir la verità, quindi le battaglie potrebbero essere difficili. Il gioco ha riscosso abbastanza successo da quello che ho visto, sia in ambito di recensioni che di diciamo video su Twitch. Però insomma, qua siamo nei pressi di una nuova battaglia, ma io mi fermo qui. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Un saluto, alla prossima e ciao ciao.